Oggi voglio parlarti di una cosa molto particolare che riguarda la prova, perché spesso appunto mi viene chiesto: ma come faccio a dare la prova di un determinato fatto? Ecco, lo vediamo nel pratico, dando proprio uno strumento pratico a questa, diciamo, domanda che mi viene appunto spesso, spessissimo posta dai miei clienti. Vediamo in questo video di cosa si tratta. Ciao, sono l'avvocato Fabrizio Bartolini e sono un avvocato cassazionista, cioè un avvocato che può assistere e difendere i propri clienti in tutti e tre i gradi di giudizio. Oggi si affronta in maniera pratica il problema della prova. Come sappiamo, in ogni giudizio, ovviamente, che si rispetti, sia penale sia civile, importante è dare la prova di quello che si sta dicendo, dei fatti che si sta sostenendo, perché senza prova quei fatti, quella verità, non diventa praticamente verità processuale, quindi come se non si fosse detto nulla. Io non posso sostenere in giudizio un determinato fatto semplicemente sostenendolo e pensando che il giudice possa dargli credibilità. Devo supportarlo da fatti, devo supportarlo da prove. Infatti nel nostro ordinamento vi è ovviamente il cosiddetto onere probatorio, appunto questo onere di provare i fatti a fondamento della nostra richiesta, della domanda. Ma come si fa in una separazione? Va bene, per esempio, a dimostrare che l'altro coniuge ha dei comportamenti illeciti, per esempio nei confronti dei figli, che ci maltratta, che ovviamente ci tradisce, eccetera. Ecco, come facciamo a dimostrare tutti questi fatti? Va bene. Allora, dovete sapere che, perché anche qui vi è molta confusione, che una delle prove utilizzate è quella della registrazione. Le registrazioni possono essere utilizzate nel giudizio, però hanno una particolarità, ovviamente riguardano le conversazioni in cui la parte che registra è presente, altrimenti non sono ammesse. Facciamo un esempio pratico. Se io ad esempio ora sono al tavolino con un'altra persona e registro col mio cellulare la conversazione, ovviamente all'insaputa dell'altra persona, io giudizialmente, in giudizio, quella registrazione la posso portare come prova, perché io ero presente alla conversazione e sono colui ovviamente che la registrava. Se per esempio invece io sono in una stanza dove vi sono 3-4 persone, appoggio il telefono sulla scrivania e clicco rec per la registrazione, ma poi mi allontano e registro quello che stanno dicendo le altre persone, ma non dove sono presente io, beh, in questo caso commetto perfino un reato e non posso produrla, quella registrazione. Questa è la distinzione fondamentale che dovete tenere presente fra le registrazioni che sono utilizzabili e quelle non. Uno strumento poi importante come prova è quello anche dei video. Bene, quindi fare un video dove magari si dimostrano comportamenti scorretti dell'altro coniuge è molto importante da produrre ai fini di un giudizio. Quindi, in pratica, come posso fare? Ecco, vi dico che vi sono degli strumenti oggi molto efficaci per portare questa prova. Uno di questi strumenti è appunto la famosa Spy Pen. Ora, io qui ve la mostro. Questa è una spy pen. Allora, come potete vedere, qui vi è una telecamera. Quindi questo è uno strumento dove vi è una telecamera, diciamo, occulta, che può registrare tranquillamente video e anche, ovviamente, il suono, anche semplicemente il suono. Scrive, quindi è una penna a tutti gli effetti. All'interno, praticamente, vi è una schedina micro OSD e praticamente poi niente, può essere ricaricata con un semplice cavetto. Cliccando sul pulsante di accensione, quindi su questo, va bene, si attiva la registrazione. Bene, se vi è piaciuto questo video, metti un mi piace ed iscriviti al canale per essere sempre aggiornato sui miei prossimi video. Se invece vuoi assistenza, scrivimi e sarò lieto di ascoltarti e difenderti nel migliore dei modi. Ciao, a presto!